Peccato che l'incantesimo non ci abbia detto quando avrebbe attaccato. Non perderà tempo, compierà l'ultimo sacrificio stanotte. Ti piace, non è vero? La notte, tutto questo. È quello che sono da molto tempo. A proposito di questo, come si fa esattamente a diventare un vampiro? Una vacanza in Transilvania. Andiamo, dico sul serio. C'era una donna, Cristina. La conobbi un giorno a corte. Era sempre lì la sera e non si faceva mai vedere durante il giorno. Immagino che quando ami qualcuno non ascolti la tua parte razionale. Sì, ho familiarità con il fenomeno. Quindi lei bevve il tuo sangue? È uno dei motivi per cui stava con me. Non avevi notato i segni sul collo? Non era l'unico posto dove metteva la bocca. Oh. Poi, dopo un anno circa, mi confessò quello che era. La gente a corte era diventata sospettosa e lei dovette andarsene. La pregai di trasformarmi. Come? Hai scelto di diventare un vampiro? Volevo essere come lei. Volevo stare con lei per sempre. Per sempre è un sacco di tempo. Mi avvertì che due vampiri non possono dividersi lo stesso territorio di caccia, ma io non le credetti. Le dissi che il vero amore avrebbe vinto. Beve il mio sangue, io il suo, e poi morì e ritornai dalla morte. Mi insegnò i segreti della notte. Fare l'amore era come andare a fuoco. Detta così suona bene. E poco dopo più di un anno stavo bevendo il sangue di una donna. Cristina arrivò all'istante, in collera feroce. Gelosa. Era l'istinto territoriale di cui mi aveva parlato. Quasi ci uccidemmo e poi sparì. Mi dispiace. Avrei dovuto ascoltarla. L'avrei persa comunque, ma almeno... Non l'hai più rivista? Se vivi abbastanza a lungo, prima o poi tutto si ripresenta. Mi serviva il sangue del tuo amico, ma non sono mai stato capace di rifiutare un secondo giro. Oh!